Bom ragazzi, come sapete questa è la postazione da cui giro i video. Voglio farvi vedere quella che è la casa nuova, cioè dove vivo adesso. Io vivo a Roma dal 2017, quindi sono circa 4 anni e ho cambiato due case. Però quella che avete visto in altri tanti video non era molto più grande di quello che vedevate, quindi lo spazio era poco. E io e Ambra abbiamo deciso di spostarci in una casa più grande, così ognuno poteva avere i suoi spazi e fare insomma quello che volevamo. Prima di farvi fare il giro della casa, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella, così da essere aggiornati su tutti i video che usciranno. Come si trova casa a Roma? Beh, si cerca molto facile fondamentalmente. Una volta che l'hai trovata, la arredi, perché questa non era arredata, per esempio, l'abbiamo personalizzata a modo nostro e secondo le nostre esigenze. Allora, questo sono io. Okay. E dietro di me c'è la mia scrivania con i fumetti e quant'altro, eccetera, eccetera. Qui ho un pannello per il suono. Questa è la mia postazione da computer. Ve la faccio vedere da più lontano, eccolo. Questo è il mio angolo. La casa è così, no? Questa è la casa. Lì era aperto e io mi sono creato, mettendo quel mobile, questa nicchia dove passo gran parte del tempo quando sto a casa, al computer. C'è anche una tazzina di caffè sporco. Questo microfono qui, questo l'ho recuperato da Milano e dava fastidio a Claudio in casa. Me lo sono portato a Roma perché è così. Ciao. Questi sono i pop. Io colleziono soltanto i pop di personaggi che ho doppiato. Infatti qui abbiamo Boros, Doflamingo, Mirio, Zamasu. Poi ci sono tutti i manga di cui sono appassionato. Questa è la targa dei 100.000 follower su YouTube. E questo è un premio che ho vinto proprio quest'anno. Miglior voce maschile animazione Maurizio Merluzzo per Galo Timos in Promare, di cui ho anche il modellino. Qua sotto c'è One Piece, GTO, Shonan Jonai Gumi, altri pop, Zamasu, Diego di Umbrella Academy, Shazam, manga vari, vita da slime e altre cose. Questo Kaido, che me lo chiedono in tantissimi, e si trova nell'edizione limitata di One Piece Pirate Force 4. Ma la cosa bella di questa libreria è che è double face, perché da quest'altra parte è vicino al divano, vedete? E qui c'è il divano, è l'ingresso. Tra l'altro lì è bianco, è vuoto il muro, non saprei veramente cosa mettere. Ci mettiamo qualcosa sul divano? No, God, please, no, no! Qui è dove mangiamo, il tavolo, c'è un cosplay adesso a tavola, c'è un cosplay di Aloy, di Horizon, di Ambra, e lassù ci sono un sacco di parrucche. Questa casa è incentrata sul cosplay, ragazzi. Tra l'altro una cosa molto figa che facciamo quando vengono gli amici è prendere il tavolo, spostarlo al centro della stanza, aprirlo e giocare a HeroQuest, perché sì ragazzi, uno dei miei grandi orgogli è HeroQuest. Qua sotto i giochi da tavolo, ne ho tantissimi, qualcuno lo riconoscerete di sicuro, e quando mastero a HeroQuest ci mettiamo al centro della casa con i video di musica epica sullo schermo che ci fanno la compagnia perché ci piace tanto. Ah, qui c'è altro Dragon Ball, tra l'altro. C'è ancora Dragon Ball. La mia collezione di manga per intero è sparsa, anche di statuette, di modellini e quant'altro, è tutta sparsa in giro per l'Italia. Ne ho un po' a Roma, un po' a Prato, un po' a Milano. Ma giustamente la gente mi dice: ma anche in fondo si vede qualcosa. C'è un'altra libreria. Cosa troviamo? C'è tutto JoJo, c'è Ranma, Senseiya, Flash il 21, fumetti vari, tanti fumetti italiani, soprattutto di Ortolani, che in casa è molto 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 apprezzato. Ciao Leo. Io di JoJo ho abbastanza tutto. Ci sono anche un sacco di statuette che io adoro. Tante tante tante. Mentre questa è la mia postazione da videogioco con il mio 75 pollici. Qui c'è Ushio e Tora con un disegno bellissimo che mi ha fatto Ambra per un compleanno e un frutto del diavolo. Mentre alle mie spalle trovate un sacco di foto nostre. Blu-ray e videogiochi. Questo bellissimo, questo è una riproduzione di Cotto e Frullato, ragazzi, di quando facevo Cotto e Frullato. Accanto c'è l'almo di San Siro. Siamo a giugno, è il 2 giugno, ma qui c'è un uovo di Pasqua. Qui c'è il balcone, molto carino, con le piante di Ambra. Di là c'è la cucina, che non vi faccio vedere perché è un po' incasinata. Allora, ve la faccio vedere da lontano, che c'è la cucina. Quell'altro balcone, con la lavatrice. Di qua c'è la camera da letto, che è tutta blu, verde, blu, molto colorata, di blu, di verde. Questo è il cuscino di Gryffindor. Ah! Giovane Harry! Continuando a girare per la casa, troviamo di tutto, tipo Ambra che gioca alla sua postazione, dalla quale streama. Eccola qua, Ambra, che hai in faccia? Ciao! Una maschera all'aloe, uno stecco di un gelato di Prozzi, se il lavoro facendo una pausa con Hollow Knight. Sì, sono quelle gambe da gnocca. Le mie! Ah, ma allora sei gnocca in realtà. Cavolo, sto crepando, dove mi sono distratta? Tra l'altro qui Ambra cuce anche, vedete, crea i cosplay, fa tutte le sue cose. Ambra è una gamer. Mamma mia. Capito? Troppo.
Quante ore di gioco ci hai messo a finire Hollow Knight la prima volta? 150. Su Google dava una durata media di 40 ore, lei ce ne ha messe 150. Ma perché io gironzolo? Ma insomma, me li godo i giochi. Game. Tra l'altro questa è la postazione da cui Ambra streama, ragazzi. Vi metto in descrizione il link. Ah, sì, certo, ti faccio un po' di pubblicità. Wow. Così poi tu guadagni dei soldi e mi dai la metà di quello che mi spetta per pagare l'affitto di questa casa. Seguitela, abbonatevi, cioè così dai soldi a me. La lascio stare che già è abbastanza scarsa. Qui c'è dell'altro, ci sono un sacco di pop di Ambra. Quindi My Hero Academia, Wonder Woman. Ah, qui c'è Bleach. Qui c'è Golden Kamuy, altri fumetti italiani, c'è un sacco di roba, una PlayStation 4 in giro. E poi c'è il mio pupillo, qui c'è anche il mio pupillo che è Raul. Questa è la statua che ho pagato di più in vita mia, tanto, però è Raul. Qui c'è il mio bagno, non volete vedere il mio bagno, vero? Sì, il mio bagno. Qui c'è il bagno di Ambra, tra l'altro. Sì, perché abbiamo due bagni, perché la mia cacca puzza un botto e quindi... Dicevo, vivere a Roma non è facile. Siamo riusciti a trovare questo posto. Da quanto stiamo qui? Da un anno? Ma da un anno? Siamo andati a novembre. Da novembre? Novembre. Insomma, 7-8 mesi che siamo qui. C'è Paolo che mi scrive su WhatsApp. Che vuole? Importante senza verso la camera che ti inquadra. Sì, Paolo, stai tranquillo, perché stiamo parlando di come girare proprio questo video che sto girando adesso. Queste sono le mie chiappe. Molto bene. Questa cosa... nella casa vecchia non la potevo fare perché era piccolissima, avrei già sbattuto 6 volte il ginocchio. Ragazzi, questa è la mia casa casina casetta. Se avete consigli su come arredarla o volete proporvi per arredarci casa, scriveteci, commentate, anche se in realtà noi prendiamo le cose e le buttiamo in casa dove capitano. È una cosa che mi dà enorme dolore. Esatto, vedete qui per esempio, qui sto indicando, c'è un soppalco pieno di roba e di cosplay. Vero. E bomba, ragazzi! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere da amici, zii, cugini, parenti, compare, nipote, compratevi le maschere bianche come si mette Ambra, così siete belli, tutti belli e tutti puri. Ragazzi, seguiteci su tutti i nostri social, vi metto in link anche la roba del... Perché me lo merito! Come si chiama il fantasma del museo? Dai, il fantasma, quello... Quale museo? Quello, il demo, il mostro... Ne c'è il film. Di una notte al museo. No, è un film di paura. Fantasma. Vabbè, se sapete il titolo di questo film, commentate. Noi ci vediamo al prossimo vlog. Perché questo è veramente un vlog. Sì. Dove non so cosa dirò, ma lo farò.